Bentornati su canale di Access00, bentornati a un episodio di Super Smash Bros. Ultimate. Siamo tornati qui dove avevamo preso Jigglypuff e andremo a cercare di fare questo livello con Fai, ma con Fei anzi, ma io prevedo tragedia. Comunque, prima di tutto, visto che abbiamo da sbloccare un'abilità e l'attività credo sia l'esplorazione, esatto, i nostri eroi sono tornati, i nostri spiriti sono tornati. Vediamo un attimo che cosa ci hanno portato di buono, più che altro. Ok, missione completata, vediamo un attimo di che si tratta. Pochino sta roba, uno snack M è l'unica cosa effettivamente molto interessante. Io non so se il potere nei nostri spiriti cambia quello che ci viene portato. Tra l'altro, boom boom, me lo fa mettere qui? No, perché ve lo ricordate? Io ho Boom Boom che potrebbe diventare decisamente più forte. Però perché non... No! Ce lo posso mettere? Dannazione! Questo è un problema. Questo è un bel problema. O non l'ho visto io o non c'è. Mi piaceva certo Sheriff. Ma anche sì, questi assistenti che abbiamo trovato nuovi che... c'è novità? Uso più recente... Non c'è la novità qui. Peccato! L'avrei preferito, francamente. Anche qui un novità. Il Black Koopa mi è alquanto inutile. Metal Sonic, perché no, con la velocità aumentata ci può stare. Sicuramente parecchio. Ho Barrog. Certo, Barrog lo abbiamo sempre noi. Che lo metti qui, Ale? Ma sei impazzito? Sono impazzito completamente. Lo abbiamo praticamente fisso. Quindi inutile metterlo ad allenarsi al momento. Oh, boom boom, eccolo qui. E non lo trovavo, non l'avevo visto. Chiedo scusa, ragazzi, chiedo scusa. E questo Merrick, tante volte non si sa mai, iniziassimo ad avere qualche personaggio che usa magia o cose simili, ci può stare. Continua, va, andate pure ragazzi, andate pure, che una tragedia sarà sicuramente, quindi va bene così. Allora, partiamo. Albero delle abilità prima di tutto, è vero, me l'ero dimenticato, ne abbiamo 46, quindi di sfere abilità, perciò attacco plus con danni bassi. Che era quello che mi piaceva, ma al contrario, però. Schivate più facili. Dov'era l'altro? Danni da veleno ridotti, ma abbiamo l'immunità. Lo vedo tanto bene. Smash Meteora. L'ho visto, sotto c'era per il vento. No, dov'è? Questo. Effetto dei venti impetuosi ridotto. Resistere a venti impetuosi è più semplice, però anche per questo abbiamo l'abilità degli spiriti aiutanti. Quindi non me la son sentita di metterlo, di prenderlo. Allora, personaggio Jigglypuff, prima di tutto. Quindi, vediamo un po' come se la caverà il nostro Jigglypuff. Più che altro, come posso... Oh mio Dio, oh mamma mia, non ci credo. Ma che è? Ma è bellissimo. Oh mamma, ma dai, ma è bellissimo. No, 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 con col fiocchetto rosa effettivamente è splendido. Oh, col cappellino da sole. Vai così, col cappellino da sole ci sta bene. Ora dovrò anche scegliere un attimo gli spiriti corretti, perché io proverei con lei, con Chun-Li, con attacco fisico. Vedremo un po', lui non so se è un tipo che attacca in aria o meno, quindi andrò di mossa speciale standard plus, tranquillo. Andrò di spostamento plus perché mi dà idea di lento Jigglypuff, mi sa di una cosa, di un personaggio estremamente lento, quindi potrebbe esserci utile. E con attacca pugni, perché secondo me attaccherà con i pugni Jigglypuff, con quelle manine piccolissime, secondo me tirerà delle stompe clamorose. No, forse avrà magia, molto probabilmente avrà qualche attacco magico per addormentare o qualcosa del genere. Link, le armi del nemico che infliggono danni fisici saranno più potenti. Accidenti a me quando non ho messo la resistenza alle armi. Comunque, rotolamento, B, carica l'attacco per raggiungere velocità incredibili, puoi cambiare direzione mentre rotoli. Bene a sapersi, perché vi vedo volare fuori come niente, ottimo. Botta. Avanti e indietro più B. Sferi un semplice pugno che spedisce l'avversario in aria. Pugni, vai, ci ho preso. Poi canto in su. Allora, B in su, canti una melodia rilassante in grado di addormentare gli avversari più vicini. Questo è carino. B in giù, appisolati mentre sei a contatto con un avversario per scatenare il potere di questa mossa. Riposo. Appisolati mentre sei a contatto con un avversario. Ci ho provato, ma mi ha spezzato le gambe. No, vai ora! Ah, ha usato quella cosa che io non so... No! Volevo caricare! Volevo caricare B! Tipo così! Ah, quasi volato fuori! Vai, no! Dormi!
Bellissimo! La canzoncina di Jigglypuff è stupenda! Vieni qui, che ho la spada più lunga della tua! Vabbè, andiamo avanti, perfetto, ok, spadone laser, da Jedi quasi, da come è messo. Vai, no! Ah, l'ho mancato di poco. Che attacco è questo? Ah, interessante, un attacco che ci fa smembrare dal nostro... No, e basta! Volevo provare a fare l'altra mossa, quella in giù, B in giù, ma mi sa che è meglio se smetto, perché sto per perdere il confronto. Quindi non è il caso. Vai! Ma Binju che fa? Dannazione, non ho ancora capito. No! Ah, ma l'ha anche lui, tipo, il galleggiamento come Kirby? Oh, questo è interessante, eh. Questo è decisamente interessante. No! Volevi fregare! E mi ha quasi fregato. Ah! No! Maledizione, mi aspettavo che facesse la mossa Smash! E non l'ha fatta! Mi ha volato fuori senza! Maledetto! Sono rimasto a svolazzare un quarto d'ora in alto, senza, per nulla, praticamente. Soddisfazione della vita. Ok, ok. La gestisco in maniera un po' diversa stavolta. Decisamente in maniera un po' diversa. Perfetto. Kirby, vai. Vai, Kirby. Mi viene da dire Kirby perché è veramente molto simile a Kirby. No, vai. Così, perfetto. Acchiappalo. Volalo fuori. Mamma mia. Il Jigglypuff devastante. Non mi ci metto lì vicino. Perfetto. No, lo volevo... Ah, lo volevo fregare con la sua stessa mossa. Peccato, dannazione. Avevo tirata giusta la bomba, ma purtroppo non è volato fuori. Questa l'avevo giocata... L'avevo giocata bene. Poi a un certo punto, ok. Questa l'ho giocata bene, dai ragazzi. Si può dire di sì, dai. Fei sbloccata, mossa speciale standard plus. Da aggiungere quindi con Balrog. A mettere in combo con Balrog dovrebbe diventare abbastanza potente questa abilità. Decisamente potente. Poi ora andiamo a scoprire bene. In teoria dovrei avere uno scrigno adesso disponibile, giusto? Vieni qui, allora. Scrigno, scrigniuccio. Forest Stage. Musica. Kirby A Ride. Proseguiamo. E andiamo direttamente da Heracross. Perfetto, qui Pokémon a go-go proprio, eh. Bowser, il terreno è appiccicoso, diminuisce velocità e salti. I lanci del nemico saranno più potenti. La potenza di attacco del nemico aumenterà. Se accade, se infligge molti danni. Wow. Allora, c'è un bel po' di roba. Prima di tutto terreno appiccicoso e io dovrei avere qualcosa per il terreno. Immunità a terreno appiccicoso. Fine, stop. Possiamo usare più niente. Soddisfazione della vita. Va bene. Vediamo un po' di non farci lanciare, perché già Bowser è potente su queste cose. Ora se io mi faccio anche... Ah! No, Jigglypuff, basta. Volalo via. Ok, volalo. Volalo relativamente, perché è veramente tosto da buttare fuori. Ah, nostro Bowser. No. Vai ora, Jigglypuff. Perfetto. Poi così. Mamma mia. La devastazione di Jigglypuff. No. Come volarsi fuori da soli ed esserne felici. Perfetto, benissimo. Vuoi scrivere un libro prima o poi su queste cose? Ma lo fa? Ma cade? No. Ho detto, ma se l'addormento sul bordo, lui si addormenta e cade? No, non funziona così. Perfetto. Aia. Mi ha fatto anche male, maledetto. Vieni qui. E ti volo fuori. Smettila di schivarmi. Allora, ok, perfetto. Grandi così. Grande Jigglypuff. Non mi dispiace Jigglypuff. Alla mossa in riposo, che ancora non ho ben capito, però penso per riprendere energia, credo sia qualcosa del genere. Resistenza al fuoco o meno. Sti spiriti inutili da 2 stelle. Bene. Importante è averli, essere convinti di averli. Mega Puff, lo smash finale. Mega Puff, dai. Diciamola per bene. Oh, come continua? Che è? A parte c'è un personaggio. Ma che? Bellissimo. Riprendiamo la nostra Chun-Li. Scusate, non ho visto. La mossa speciale in su del nemico sarà più potente. Ok, va bene. Non c'è niente di particolare da cui proteggersi. Volevo vedere più che altro quello. Quindi, attacco pugni. Mossa speciale standard plus. E... novità, volevo mettere proprio Fei con mossa speciale standard plus. Vai così, che ora con le mosse speciali disintegriamo tutto, forse.
Vediamo un po' come va a finire. Secondo me va a finire male. Però dai, ci proviamo almeno. Peach, ho capito che vai più lenta quando ricadi. Ma vai, perché sennò qui ci stiamo. E ci stiamo un anno e mezzo. No, Jiggly, vai. Ok, perfetto. Ho provato ad attaccarla dal basso, perché mi sembra la cosa migliore da fare, perché... Ok. Credo sia la prima volta che non mi faccio toccare neanche per sbaglio. Credo sia la prima volta davvero. Comunque, Parrysol c'è sempre una prima volta per tutto, caduta più lenta. D'accordo, io però adesso voglio vedere chi è quel dannatissimo personaggio che stiamo per sbloccare, perché ne sono molto molto curioso. In una zona del genere, caramellosa, chi ci può essere? Yoshi! Ma sì, ma vai, Yoshi grande. Sarà un casino utilizzarlo, credo, Yoshi, perché non penso di essere molto bravo, che sarò molto bravo a utilizzare Yoshi, ma scusate, mi dimentico sempre. Ok, le condizioni del terreno sono classiche, quindi direi di prendere lui e mettere la doppia mossa standard. No, no, scusate, non volevo... Volevo solo prendere le novità. Allora, calma. Tra l'altro, Kid, mi avete detto che è di Mario Golf. Grazie mille, grazie di cuore, ragazzi. Mossa speciale Standard Plus. Perfetto. Non lo sapevo. Non conosco bene la serie di Mario Golf. E dovrei un attimo riprendermela per vedere un po' se è il caso. Prenderla più che riprendere. Yoshi, parliamone. Con quel diamine di rotolamento dell'uovo. Che è sta storia? Giuro che pensavo mi atterrasse dalla parte opposta. Mi ero caricato di... Wow. Anche meno. No, volevo fare... No, via, via la spada. Questa, bellissima. Con le lingue di fuoco. Mie carissime nemiche in Super Mario Maker. Ma dettagli, se volete, la serie è sul canale. Se mi interessano i livelli di Super Mario, fatti da voi, tra l'altro, fatti proprio dagli iscritti. Maledizione da chi mi segue o comunque da persone italiane. Quindi se vi va, mi raccomando, datevi un'occhiata alla serie. Noi intanto ci siamo presi Yoshi. Yes! Tra l'altro, sempre sul canale trovate la serie completa di Yoshi's Woolly World. Non ho finito di fare i mondi S, però la storia principale è completa. Quindi sono soddisfatto di ciò. Bellissimo gioco, peraltro, se avete Wii U ve lo straconsiglio. E non vedo l'ora che esca il nuovo gioco di Yoshi su Switch, che prenderò sicuramente al 100%, perché... È troppo bello Yoshi, avere un gioco di Yoshi. Quindi, che vuole il menu? Ho altre 30 sfere già? Allora facciamo una cosa. Ti permette di riflettere i proiettili con uno scudo perfetto. Non è male sta qui. Scudo perfetto curativo. Usando uno scudo perfetto recupererai una quantità di danni pari all'attacco subito. Vediamo un po' se inizio anche a usarlo lo scudo. Che sarebbe anche l'ora, oltretutto. Comunque, noi andiamo con Beware, della serie Pokémon. Non l'ho mai visto sto Pokémon, però, ci andiamo a prendere, lasciamo un attimo Jigglypuff, e ci andiamo a prendere un personaggio che su Wii U non sono mai riuscito a utilizzare, cioè Yoshi. No. È lo Yoshi di lana. Ragazzi, lo Yoshi di lana. Ho per l'appunto nominato Woolly's World, quindi è per forza che devo avere lo Yoshi di lana, no? Dai, guardate quanto è carino. Come spiriti ho bisogno di Sagat al momento. Anche se Sagat attacco con pugni plus, io dubito che lui abbia dei pugni. Andiamo così e scopriamo insieme le mosse di Yoshi, che non ho idea di quali effettivamente siano. Il nemico avrà una super corazza, ma sarà più lento. Al lancio di una Pokéball appariranno solo determinati Pokémon. Ok. In questo ambiente mi sento un po' stranito. Comunque, B, deposita uovo. Afferri un avversario con la lingua e lo inghiotti per intrappolarlo in un uovo. Ok, classica mossa di Yoshi, molto simile a quella di Kirby alla fine. Uovo rotolante, B avanti e indietro. Ti infili in un uovo e ti lanci rotolando contro gli avversari. Puoi anche saltare una volta. Devo prima depositarlo? L'uovo lo posso fare tranquillamente, l'uovo rotolante. Ora lo proviamo. B in su, lanci uovo, tiri un uovo, puoi stabilire l'angolazione appena prima del lancio. Questo mi ricorda tanto la serie classica di Yoshi, Yoshi's Island. Ora vediamo un attimo che cosa fare. Bomba Yoshi, B in giù, salti velocemente in alto e poi ti lanci a terra, sparando stelle ai tuoi lati. Questa mi sembra una bella figata, francamente, questa. Scusatemi, eh.
Sì, a parte il fatto che mi sta disintegrando, ma... Però... No, no, ok, anche senza uovo... facciamo comunque danni. Mamma mia, mi ha toccato tre volte. Mi ha tolto di mezzo. In su cos'era? Ah, il lancio dell'uovo. Bellissimo! Ok, mi ritiro tutto quello che ho detto su Yoshi. Mi piace particolarmente. Ah... Vai Yoshi, no, 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 non così. Così, no, neanche così Yoshi. Vai ora. Troppo lontano ero, dannazione. Ce la faccio a colpirlo. Grande di coda, colpo di coda, clamoroso. Ma sei lo smangiucchio? No. Mamma mia, ma perché non usano gli smash? Aspettano un'ora e un quarto a usarli. Perché mi vogliono fare più male, quello è il punto. Vai ora. L'ha mancato. Ma ce l'ho anch'io lo smash, cos'è? No. Ok, semplicemente che sono ridotto in quel modo. Non ho capito perché. Però il nostro Yoshi correndo, scarpettando come un pazzo, è riuscito a buttare fuori Donkey. Grandi così, bellissimo Yoshi. Bellissimo Yoshi, non so se è cambiato, c'è qualcosa di diverso. Mi piace di più rispetto alla versione che c'era di Smash per Wii U. Le mosse forse sono le stesse, ma quella B in giù non l'avevo presente. Bello, mi piace proprio tanto. Ah, ma guardate un po' dove andiamo a rifinire. Tra l'altro, per arrivare a quel personaggio non so di dove si passi. Ah, lì c'è il ponte, c'è un ponte. Quindi Ellen, facciamo questo, poi ci salutiamo al ponte e ci andiamo la prossima volta. Io devo prendere la nostra Chun-Li e immunità al terreno superifero. No, non credo di averne bisogno, francamente. Caduta più lenta, non mi piace. Piuttosto vorrei mettere il Balloon Fighter col salto plus, perché ho visto che Yoshi comunque si salta, però non lo so, averne un po' di più è sempre bello. Una battaglia senza esclusione di colpi. A palla, Palutena Mini. Ma che è? Ma cos'è? Cosa sto combattendo io? E il bello è che mi batterà pure, quello è il problema. Il guaio grosso è quello. Ma se io lo colpisco... No, come funziona? Sì, va colpito il pallone a calcio, ma gli facciamo niente... Aia! Giuro che per un attimo pensavo di essermelo tirato addosso. Sta Palutena Mini è un po' addormentata, mi pare. Anche se io non la sto attaccando, però insomma... No, vai! No, vai Yoshi! Ma mi ha colpito! Che stai facendo, Palutena, dannata? Vieni qua. Non ci credo. Non ci credo, barra 2. Non ci credo, barra 3. Perfetto. Cioè, la volerò fuori. L'ho volata io, l'ho volata lo strumento. Bellissimo. Bottiglia della fata. Ti cura se subisci più del 100% di danni. Ci sarebbe a vedere di quanto ti cura. Però è bella quella. Mi piace quello strumento. Mi piace parecchio questa bottiglia della fata. C'è da vedere se riusciamo ad acchiapparla, eccetera. Però mi ispira parecchio. Nel prossimo episodio andremo lì, che non so se è un dojo o qualche altro edificio da sbloccare, non vedo l'ora. Per questo ci salutiamo qui, io vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E nel prossimo ci vedremo contro Nella, il maialotto, cinghialotto, non so cosa sia, alla prossima. Ciao!